C'è chi dice che la cucina napoletana sia nata a pochi chilometri dall'antica Partenope, precisamente alle falde del Vesuvio a Pompei. Dopo anni di ricerche e di analisi dei resti carbonizzati dell'eruzione che spazzò via la comunità pompeiana, si è potuti risalire ad un menù che affonda le radici nei secoli. Una cucina semplice ma che, come spesso accadeva, si arricchiva di novità provenienti da altri paesi, soprattutto dal Nord Africa e dall'Oriente. La cucina pompeiana era ricca di fibre, proteine vegetali e di minerali. Era fatta di alimenti semplici derivanti dai campi e dalla pastorizia. A riportare a tavola i sapori dell'antichità ci ha pensato un imprenditore vesuviano, Mario Donnarumma, che ha proposto all'attenzione di turisti ed esperti di enogastronomia il primo Symposium Bar. Un symposium, ritornando diciamo alla vecchia storia delle Pompei della Grecia, che si incontravano la sera per stuzzicare, non per abbuffarsi, ma per la stuzzicheria, per far sì che con piatti piccoli si può comunque degustare il cibo di Pompei e il buon vino di Pompei. L'idea nasce dalla richiesta di Pompei, perché Pompei un locale del genere mancava, e noi l'abbiamo realizzato. Hermes Caffè è il dio dei messaggeri. Hermes era il protettore dei commercianti, il protettore degli imprenditori, il protettore della viabilità. Alimento principale era il pane. Secondo gli esperti, come si vede dagli affreschi in alcune domus, questo alimento, così come il vino, era immancabile sulle tavole antiche. Se ne contano almeno 10 qualità diverse, con altrettante farine e cotture. Oggi un pane della tradizione è stato riproposto come veniva fatto tanti anni fa dai pompeiani. Il segreto sta nella lievitazione. La lievitazione è ottenuta dal vino, dal musto del vino, miscelato con la farina di farro, con le noci e con il mandorle, cannella, pinoli e un soffio di anice. È tanta fatica e lavoro.